Sapevate che nel mondo del cinema c'è un film chiamato Il film che uccide? Esatto, andiamo a scoprire quale insieme. Hathook è un film che è passato alla storia proprio per tutte le vicissitudini intorno alla sua realizzazione e a tutto quello che è accaduto agli attori che si sono accostati a questa sceneggiatura maledetta. Capire meglio cosa si nasconde dietro questo mito, innanzitutto devo dirvi cosa significa Hathook in lingua Inuit, ovvero nonno. E la sceneggiatura del film mai realizzato è tratta dal romanzo L'incomparabile Hathook, scritto da Mordecai Richler. La storia narra di un anziano eschimese, Hathook, appunto, che abbandona la sua terra spostandosi da Toronto. Attraverso le situazioni più assurde in cui il protagonista si ritrova, l'autore mette a confronto e sottolinea le differenze tra il popolo esclimese e quello canadese. Come spesso accade, la sceneggiatura cinematografica non sempre è fedele alla storia originale. New York, quindi, divenne l'ambientazione principale a discapito di Toronto. Anche il personaggio principale subì dei cambiamenti. Il vecchio e saggio Inuit, protagonista della vicenda, divenne un semplice e buffo eschimese. Secondo la leggenda metropolitana, alcuni spiriti demoniaci non accettarono questo cambiamento e gettarono una maledizione sulla sceneggiatura del film. La maledizione vuole che chi avesse avuto tra le mani la sceneggiatura di Hathook non avrebbe avuto lunga vita. John Belushi fu il primo attore a cui venne offerta la parte e proprio Belushi rimase entusiasta di poter interpretare questo personaggio. Si racconta che Belushi iniziò a studiare il copione scrupolosamente, ripetendo a molti dei suoi amici quanto fosse felice di partecipare al film. Poco tempo dopo, il 5 marzo del 1982, a soli 33 anni, morì per un quantitativo di droga tagliata male. Dopo la prematura morte di John Belushi, un altro attore prese il suo posto, ovvero Sam Kinison. Il comico riuscì a girare alcune scene del film, dopodiché si pensò che Hathook avrebbe finalmente visto la luce. Purtroppo, il 10 aprile 1992, Kinison rimase vittima di un incidente stradale insieme alla moglie. L'autista del pick-up aveva 17 anni e fu arrestato per un omicidio stradale. Pearson si dichiarò in seguito colpevole di omicidio stradale per grave negligenza, venendo così condannato a un anno di libertà vigilata e a 300 ore di servizi sociali. La cosa più strana di questa triste faccenda è che Kinison, dopo l'incidente, uscì dall'auto con le proprie gambe, apparentemente illeso. Morì, tuttavia, pochi minuti dopo per un'emorragia interna causata dalle gravissime lesioni subite, probabilmente perché solo lui era venuto in contatto con la sceneggiatura maledetta. E questo era solo l'inizio. Perché dopo Belushi e Kinison nessuno avrebbe pensato che il film avrebbe visto mai la luce. Ed è questo che ha spinto ancora di più i produttori a cercare di realizzare questa pellicola che ormai sembrava irrealizzabile. John Candy prese la parte di Hathook dopo 2 anni. L'attore canadese aveva già lavorato con Belushi durante le riprese di The Blues Brothers. Anche questa volta la realizzazione di Hathook non riuscì a concretizzarsi perché il 4 marzo 1994 Candy morì nel sonno a causa di una disfunzione cardiaca. Questo non riuscì ad essere dimostrato visto che non venne fatta alcuna autopsia. L'attore aveva solo 43 anni. Sicuramente non una bella faccenda, ma Candy era la terza vittima di Hathook. Un film che veramente ha creato non pochi problemi alla produzione. Ma non è finita qui. Il testimone dopo Candy passò a Chris Farley. Chris Farley, che poco dopo aver iniziato a lavorare alla sceneggiatura, morì per un arresto cardiaco in seguito ad un'overdose. Era il 18 dicembre del 1997 e il corpo di Farley fu ritrovato senza vita nel suo appartamento di Chicago. L'attore, appunto, aveva 33 anni, proprio come John Belushi. Sicuramente Hathook non è stata la fortuna di questi attori, in quanto all'apice della loro carriera, a contatto con questa sceneggiatura, rimasero tutti uccisi. Ma c'è un'altra storia dietro a questa sceneggiatura, ovvero quella di Phil Hartman, conosciuto principalmente per essere il doppiatore di Troy McClure nella versione americana dei Simpson. Il 28 maggio 98, Hartman venne ucciso da due colpi di pistola dalla moglie, Brynn Homdahl, in quel momento sotto effetto di droghe.
Sicuramente la storia fece molto scalpore nei quotidiani dell'epoca di tutta Hollywood, in quanto la donna, sotto effetto di droghe, stupefacenti ed alcol, prese la pistola e sparò due colpi ad Hartman mentre dormiva nel suo letto. Dopo l'omicidio, Brin guidò fino alla casa dell'amico Lauren Douglas, dove confessò l'omicidio del marito. Un caso che risaltò moltissimo ad Hollywood e sulle prime pagine di tutti i quotidiani di cronaca, in quanto la moglie di Hartman sparò tre colpi in testa al marito mentre dormiva, mentre era sotto effetto di alcol, droga e stupefacenti vari. La donna, in seguito all'omicidio di Hartman, si recò alla casa più vicina dove abitava l'amico di famiglia, confessò quindi l'omicidio e svenne. Una volta ripresa i sensi, la donna portò l'amico sul posto per fargli vedere il cadavere e trovò la pistola con cui aveva sparato il marito e si suicidò. Sicuramente non un caso, in quanto la sceneggiatura di Atuk ha colpito ancora. Ultimo ma non meno importante, un altro personaggio dello spettacolo che si è accostato ad Atuk fu Martin O'Donagh, conosciuto soprattutto per il Saturday Night Live, e molti attribuiscono la colpa della morte di John Belushi e Higginson perché è stato proprio O'Donagh a presentare la sceneggiatura ai due, e poi sappiamo, come detto, la fine che hanno fatto. O'Donagh decise quindi di prendere la sceneggiatura e cercare di realizzare il film, ma le cose non andarono come avrebbe voluto, perché la maledizione di Atuk ha colpito anche O'Donagh. Infatti, l'8 novembre 1994, all'età di 54 anni, O'Donagh morì a causa di un'emorragia cerebrale. Nel 99, infine, la sceneggiatura passò a Todd Carroll, che cercò di riscriverla, ma non trovò mai un finanziatore disposto a realizzarla. Insomma, una storia che non ha avuto risposta, che rimane ancora coperta dal mistero, in quanto Atuk non vedrà mai la luce e non c'è stato nessun coraggioso a poter acquistarla su eBay, in quanto sembra che la sceneggiatura sia stata per molto tempo all'asta su eBay, ma nessuno l'ha voluta comprare. E devo dire che è evidente il motivo, in quanto molti attori sono stati a contatto con la sceneggiatura maledetta. Chissà cosa accadrà se qualcuno vorrà riprovare a riscrivere il film e a produrlo. Ragazzi, io vi ho raccontato questa particolare storia, spero che questo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Io vi invito a commentare, a dirci la vostra. Se avete qualche idea, qualche argomento che volete affrontare, anche qualche mistero riguardante il cinema, fatecelo sapere, noi cercheremo di approfondire la cosa. Io vi ringrazio, un saluto da Valerio Perrone e da Ciacca Azioni. Vi ricordo che avete tutti i link dei nostri social in descrizione, quindi iscrivetevi al canale con un mi piace e seguiteci ai nostri social Instagram e Facebook. Grazie a tutti e buonanotte.